Ciao a tutti, ormai mi conoscete, io sono Laura dell'Albergo Stella del Mare e sono la cuoca. Oggi vi faccio vedere come io preparo i peperoni ripieni. Andiamo a vedere gli ingredienti. Abbiamo 3 peperoni gialli, 200 g di macinato scelto misto, un po' di vitello, un po' di maiale, un mezzo bicchiere di latte, 2 fette di pane. 2 cucchiai abbondanti, quasi 3, di formaggio grattugiato, sale, pepe, prezzemolo e un po' di olio extravergine. Procediamo. Prendo le mie 2 fette di pane, sono abbondanti, quindi posso toglierne un po', dopo quello che mi rimane lo grattugio e non è un problema. Tolgo la crosta. Preferisco utilizzare solo la mollica. Se non avete in casa questo tipo di pane, potete usare pan carré, che va bene lo stesso. Il pane ammollato nel latte serve per mantenere morbido il ripieno, altrimenti diventa troppo asciutto. Noi non mettiamo le uova in questo tipo di ripieno perché appunto vogliamo che rimanga un pochino morbido. Metto sopra il latte e lo lascio lì in ammollo. Procedo con gli altri lavori. Metto da una parte e svuoto i peperoni. Allora, peperoni, io ne faccio 2 di peperoni. Ho trovato questi, potevano esserci, l'ideale sono quelli che sono bassi e un po' rotondi, così si mettono così nel tegame con il buco sopra. Però anche questi sono molto buoni. Poi contengono un buon quantitativo di ripieno, quindi vanno bene. Devo togliere i semini e i fili da dentro senza però rompere il mio peperone. Vado dentro col coltello. Mi sono domandata se non potevo farlo anche tagliato a metà per il lungo. Si può, lo taglio così e lo faccio pieno. Però il peperone è bello intero, non tagliato. Faccio questa operazione ai 2 peperoni che voglio riempire, cercando sempre di scartare il meno possibile. Tolgo bene i filamenti, perché a volte si dice che il peperone è pesante. La parte più pesante da digerire sono i filamenti interni, questi praticamente. E un pochino la buccia, che però quando è cotto si toglie da sola. A questo punto prendo un terzo peperone, che lo taglio a pezzetti e lo metto nel ripieno. Questo è facoltativo, ovviamente. Fra l'altro, un peperone intero per il ripieno di 2 peperoni è un po' abbondante, diciamo. Solo che ora io ne devo fare solamente 2 e non voglio scartare niente. Quindi, ok, togliamo tutti i semini. Anche i semini, oltre a essere sgradevoli, antipatici in bocca, sono pesanti da digerire. Il peperone però con un buon ripieno, sempre 100 g di carne per ogni peperone. Poi ognuno sceglie il tipo di carne che preferisce. Spuliamo un attimo. Prendo una coppa abbastanza capiente, metto dentro i miei 200 g di carne macinata, strizzo con le mani il pane, lo strizzo bene, tolgo il latte in eccesso. Ok. Metto dentro il formaggio grana. Se vi sembra troppo, fate a meno di metterlo tutto. Ok. Dopo questo lo aggiungiamo dopo per vedere se è giusto più o meno. Adesso trito il peperone per mettere all'interno del mio ripieno. Faccio dei pezzettini piccoli. Si può sostituire il peperone con una zucchina da mettere dentro il ripieno per non farlo completamente di carne.
si può addirittura fare vegetale, anche se obiettivamente il peperone è buono con la carne. Pezzetti piccoli, ma non battuto, solo tritato. Ecco, ripeto, è abbondante perché il quantitativo di verdura non dovrebbe superare il volume della carne. Però io adesso non ho la possibilità di usarlo diversamente, quindi lo metto dentro tutto. Qualcuno lo sbollenta il peperone per togliere la pelle esterna, ognuno può fare come crede. A questo punto aggiungo anche il prezzemolo, un buon quantitativo, e poi ci metto sale e pepe. E questo è individuale, chi ama mangiare più saporito, chi meno. A questo punto io ci do con le mani. Così lo mischio meglio e sento bene anche la consistenza. Ok. Questa mattina l'orto di Vittorio ci ha procurato i peperoni a cornetto, quindi utilizziamo questi peperoni qua. Ce ne sono più gialli che rossi quest'anno nel nostro orto. Ecco, vedete com'è bello colorato il ripieno. Adesso vediamo se riesce a entrare tutto. Volendo si può anche assaggiare. Ma penso che sia giusto, anche di sale tutto. Non metto sale all'interno del peperone, non ce n'è bisogno. C'è il ripieno che è già bello saporito, al limite lo metto esternamente. Spingo bene, così va anche in punta. Un peperone così fa pasto. Riempiamo completamente. Ok, il nostro ripieno è finito. Adesso mi pulisco un attimo le mani. Guardate, prendo una pirofila, metto un po' di olio extravergine sul fondo e sistemo i miei peperoni. Metto un goccino di olio sopra, poco, una piccola passata di sale e pepe e vado in forno a 180 gradi, bello allegro il fuoco. Il mio forno è ventilato, come sapete, chi ha il forno statico sta a 185, tiene il fuoco abbastanza alto. Andiamo. I nostri peperoni sono pronti, 180 gradi, 180-185, il forno oscilla un pochino, e 25 minuti, li ho girati a metà cottura, adesso li sistemiamo in un piatto. Io metterei sul fondo del piatto, dato che è bianco, un poco di prezzemolo per colorare un po' la situazione. Ok, tanto è un ingrediente, di solito si guarnisce il piatto sempre con qualcosa che si trova dentro all'alimento che si va a presentare. Questo lo mettiamo così, un po' avanti,
e mettiamo di fianco anche l'altro, un bel piatto di peperoni ripieni. Volendo, vogliamo esagerare anche sopra, qualche puntino di verde. E buon appetito! Questi sono i miei peperoni ripieni. Ebbene, ora ricordate di mettere mi piace e di iscrivervi chi ancora non lo ha fatto. Io saluto tutti, alla prossima ricetta!